Ok, proviamo a ricominciare a lavorare su questo, su questa simulazione. Eravamo rimasti a ragionare sui tipi di eventi che ci pareva potessero essere questi tre. Già che abbiamo il file aperto, direi di completare la classe evento con i campi che ci serviranno. Mi servirà sicuramente, come sempre, il tempo. Abbiamo detto che il tempo lo misuriamo in minuti, semplicemente, con un numero intero. Avrò il tipo di evento, event type, type, e avrò l'informazione sul tecnico. Ricordiamoci che non mi interessa solamente sapere quanti tecnici stanno lavorando, ma quali tecnici hanno lavorato, non su quali hotspot, ma su quanti hotspot sì, quindi mi interessa sapere il singolo tecnico. Quindi il tecnico è un numero intero, numero corrispondente al tecnico. Il tecnico che deve iniziare un lavoro o un tecnico che deve finire un lavoro. No, vediamo che qua c'è scritto il tecnico inizia e il tecnico termina. Probabilmente sull'evento nuovo quartiere l'informazione sul tecnico non mi serve. Non mi servirà, non avrà senso, perché lì si sposta tutta la squadra, quindi non il singolo tecnico. Ok, per il momento mi pare che mi servano questi campi. La coda degli eventi a questo punto diventa una private priority queue di event, come abbiamo appena definito, coda queue. Ok, passiamo al codice. Anche qua dovremo avere un bel costruttore, public simulator, e per farla breve nel costruttore ci posso mettere tutti i valori costanti di cui il simulatore ha bisogno, che quindi sono il grafo, l'elenco delle città, l'elenco delle città, alla fine queste cose qua sono tutti i valori che devono essere forniti in ingresso, no? Poi gli faccio fornire la città di partenza e il numero di tecnici. E questo è il nostro costruttore. Che si va semplicemente a salvare questi dati. This.cities equals cities, this.partenza uguale partenza, this.n uguale n. Questi non cambiano mai. Okay? L'unico in realtà che potrebbe cambiare potrebbe essere n e partenza, perché potrei voler fare più simulazioni con, io sto cercando di ragionare su quali parametri mettere nel costruttore e quali parametri mettere nel metodo init che chiameremo ogni volta che inizializziamo la simulazione, no? Probabilmente no, adesso ripensandoci, partenza n ha più senso che facciano parte di un metodo inizializza, mentre invece il grafo e le città non cambiano mai. Quindi scusate, faccio una piccola variante, public void init, nel quale metto queste due signore, partenza n, e le tolgo dal costruttore e le metto qua. Così nel costruttore metto i dati che sicuramente non ha senso cambiare, non cambieranno mai, se non dovendo ricostruire un nuovo simulatore su un nuovo grafo, eccetera. Se invece facessi più simulazioni sullo stesso grafo, basta ogni volta cambiare
il numero dei tecnici, la città di partenza, e mentre questi altri due dati non cambieranno. Ok. Poi abbiamo, come solito, il nostro metodo run. Che sono poi tre metodi intorno ai quali il simulatore lavora. Durante l'inizializzazione, cosa devo anche preparare? No? Quando faccio init, ma preparati all'esecuzione della simulazione, devo inizializzare tutte le variabili. Allora, grafo e cities mi arrivano dal costruttore, partenza n mi arrivano dal metodo init, e queste sono a posto. Durata e revisionati li devo creare, inizializzare nel metodo init, no? Quindi durata può essere 0, quindi inizializza gli output, quindi this.durata uguale 0 e lo aggiornerò durante la coda degli eventi, e this. Com'è che si chiamavano quelli là? Revisionati. Cosa deve essere revisionati? Deve essere una lista di n interi, tutti uguali a 0. Giusto? Quindi deve essere una new array list di integer e questa array list conterrà n zeri. Quindi per n volte revisionati.add 0. Sono i contatori di quanti hotspot ha visitato ciascun tecnico. E poi devo inizializzare il modello del mondo. Il modello del mondo mi dice quali sono le città ancora da visitare e qual è la città che sto visitando adesso. Allora, la città che sto visitando adesso è quella di partenza, le città da visitare sono tutte tranne quella di partenza, come valore iniziale. Okay? Quindi current city sarà quella di partenza, this.partenza, che ho appena letto qua sopra, e invece le città da visitare sono tutte le città a cui ho tolto quella di partenza. Quindi this.da visitare sarà una nuova lista a partire da quella delle città, quindi mi copio tutte le città e poi gli cancello da visitare, gli cancello, remove la current. Quindi dovrei avere una lista che contiene le altre città tranne la mia. Poi di altro cos'ho nel mondo? Ho hotspot rimanenti e tecnici occupati. Allora, gli hotspot rimanenti all'inizio saranno gli hotspot della città corrente. Quindi this.hotspot rimanenti saranno this.currentCity.get numero di hotspot. E i tecnici occupati saranno 0. Tra un attimo li occupo subito questi tecnici perché li devo mettere nella coda degli eventi, ma per il momento mettiamoli a 0. Questo è il mondo prima che i tecnici si sveglino al mattino, prima che il lavoro venga assegnato. Poi nel metodo init dovrò anche avere la
caricamento iniziale della coda. Dove dovrò schedulare l'inizio del lavoro per tutti i tecnici finché ho tecnici da assegnare e finché ho hotspot da revisionare. No? Quindi a me verrebbe da dire, io finché ho dei tecnici disponibili, finché i tecnici occupati sia minore di n, cioè ho un tecnico a portata di mano, e ho almeno un hotspot da revisionare, allora assegno un tecnico a un hotspot. Giusto? Posso assegnare un tecnico ad un hotspot. Se invece non ho più tecnici liberi, perché quelli occupati sono già uguali a n, ovviamente non potrò assegnare dei nuovi, rimarranno degli hotspot da vedere. Se invece avevo tanti tecnici, quindi ne ho ancora di liberi, ma non ho più hotspot in questo quartiere da visitare, da revisionare, allora rimarranno dei tecnici non utilizzati. Sto pensando che mi serve forse sapere se un determinato tecnico è libero o occupato, perché quando devo assegnare, perché io adesso dovrò assegnare un evento in cui un certo tecnico si prende in carico uno degli hotspot, però devo indicare il numero del tecnico, perché poi di questo tecnico qua dovrò incrementare il numero di hotspot che ha visitato, eccetera, eccetera. Adesso sarebbe facile, perché basta che io assegni da 0 a quanto arrivo in questo ciclo, e quindi ci saranno tutti i primi 5, i primi 4, quanti saranno. Però poi man mano che vado avanti nella simulazione devo dire ok, io no, non dovrebbe cambiare nulla. Perché quando si libera un tecnico lui si cerca un posto. Se, no, se ho dei tecnici liberi è perché non ho abbastanza hotspot. E quindi comunque i tecnici liberi non andranno mai a sognare. No, per ora proviamo a non metterlo. A non avere una struttura dati in più che mi dica ogni tecnico se è libero o no. Ok, allora, posso assegnare un tecnico in un hotspot quale? Allora anche qua mettiamogli un int i uguale 0, che sarà il numero del tecnico. Assegnare un tecnico in un hotspot significa generare l'evento di inizio lavoro, quindi sarà un new event in cui quali sono i parametri di event? Sono, perché non me lo dici caro? Vabbè, andiamo a prenderlo qui. Time. Iniziamo al tempo 0, siamo nel caricamento iniziale della coda. Il secondo è il tipo di evento, inizio. Event type punto inizio e il tecnico che assegno è i.
questo è un nuovo evento, lo vado ad aggiungere alla coda. Questo non funziona perché event deve essere ordinabile, mi sono dimenticato di fargli implementare il comparable, quindi implements comparable di event. E ti faccio implementare il compare to this.time meno other.time, visto che sono degli interi. Allora, new model type, questo event non me lo ha importato. Int, event type int is undefined perché importami event, caro mio, da qua. Cosa ho sbagliato? Q è un oggetto di tipo event, ma anche costruttore nell'evento? Giusto, grazie. E anche il getter. In quest'ordine, sì. E poi i getter. I tre campi get, get, get. Ok, grazie per la correzione. Qua, nel momento in cui aggiungo un tecnico alla coda, devo decidere di incrementare i tecnici occupati e decrementare gli hotspot rimanenti. Dico adesso, ho aggiunto un tecnico alla coda, questo qua lo conto come occupato, perché altrimenti questo ciclo qua andrebbe davanti all'infinito, e conto che quell'hotspot è stato assegnato. Quindi avrò un this, punto, tecnici occupati si incrementa e contemporaneamente gli hotspot rimanenti si decrementano. Ok, allora così dovrei partire al mattino avendo dei tecnici, cioè il massimo numero di tecnici al massimo numero di hotspot di questo numero di hotspot della città da visitare, che è quella di partenza. Mi sembra che ci debba essere più o meno tutto. E a questo punto parto. E gestisco l'evento di inizio lavoro. Quindi nel metodo run avrò il solito ciclo in cui vado a verificare while not Q is empty. Se la coda non è vuota, allora estrai il prossimo evento e lo facciamo elaborare.
Qui dobbiamo ricordarci che, come già nell'esercizio precedente, visto che ci serve la durata della simulazione, tutte le volte che estraiamo un evento ci salviamo il timestamp, no? L'istante di tempo di questo evento, perché l'ultimo che genereremo corrisponderà alla durata della simulazione stessa. Quindi dis.durata sarà uguale a e.getTime. Così alla fine della simulazione, nel campo durata, mi sarò salvato il tempo maggiore che ho visto. E poi il lavoro antipatico sarà quello di elaborare questo evento che ci facciamo a parte. Allora, da questo evento, nella process event, possiamo estrarre, anche per comodità nostra, i vari campi. GetTime, int type uguale e.getType. E int, l'altro non è int, scusate, è event type. E l'altro è invece un int tecnico, e.get tecnico. Così ce l'abbiamo comodi. Ah, una cosa che mi sono dimenticato, vabbè. Ok, allora, switch, type, a seconda del tipo di evento, può essere inizio, hotspot, può essere fine hotspot, può essere l'altro, nuovo quartiere. Allora, inizio del lavoro su un hotspot è facile, perché il tecnico prende in carico l'inizio e decide quando finirà. Quindi prende in carico, noi avevamo già decrementato il numero di tecnici liberi, eccetera, quindi no, è già assegnato a quell'hotspot, l'hotspot è già occupato. L'unica cosa che possiamo fare è andare a incrementare l'output che ci diceva quanti hotspot ciascun tecnico aveva, aveva riparato. Quindi andiamo ad aggiornare i revisionati del signor tecnico, incrementando i suoi di 1. Ok? Questo tecnico ne aveva già revisionati un certo numero, tecnico, ricordiamocelo, estratto dall'evento, quindi tecnico 0, 1, 2, 3, 4, 5, e incremento il valore di 1. E poi decido quando finirò il mio intervento. Cosa mi dice il testo? La revisione di un hotspot dura 10 minuti, nel 10% dei casi richiede invece una procedura aggiuntiva della durata di 15 minuti, quindi fa 25 in totale. Quindi può essere 10 o 25. Quindi io mi estraggo un numero casuale. Se sono nel 10% dei casi, mat.random minore di 0,1, allora dura 25, altrimenti dura 10. Se dura 25, semplicemente schedulerò l'evento di fine intervento, quindi q.add new event, al time attuale più 25, quindi time più 25, il tipo di evento sarà fine, e il tecnico è sempre lui, sono sempre io.
altrimenti la stessa cosa ma con 10 minuti anziché 25. Questo a inizio elaborazione. Le tre domande che mi faccio sempre, oltre alla domanda cosa devo fare in questo caso, ma il cosa devo fare si declina in come devo aggiornare il modello del mondo, come devo aggiornare la coda degli eventi e quali variabili di uscita eventualmente devo aggiornare. Allora qui abbiamo aggiornato, andiamo a rivederci, le variabili di uscita, la durata la fa già il ciclo del metodo run, revisionati l'ho incrementato io, giustamente ho iniziato il lavoro, me ne prendo il merito. Il modello del mondo da visitare non devo modificarlo in questo momento, lo modificherò solamente quando cambio quartiere, current city non cambia, hotspot rimanenti e tecnici occupati non cambiano perché in realtà li cambio quando creo l'evento e non quando elaboro l'evento. Quindi in questo caso non devo toccare il modello del mondo quando prendo in carico un nuovo hotspot, ovviamente ho schedulato l'evento di fine. L'evento di fine, quindi questo dovrebbe bastare per l'evento di inizio. L'evento di fine io ho finito a un certo istante di tempo di lavorare su un hotspot, allora lavorerò sul successivo, se c'è. Se non c'è, non faccio nulla. Se non faccio nulla e sono l'ultimo a non fare nulla, dobbiamo cambiare quartiere. Quindi io qua, sulla fine di una lavorazione, ci vedo tre casi possibili. Il caso normale è io finisco di lavorare, ho un altro hotspot su cui potermi muovere. Bene. Secondo caso, io non ho un altro hotspot su cui potermi muovere, ma alcuni dei miei colleghi stanno ancora lavorando e quindi non faccio nulla. Terzo caso, sono l'ultimo dei colleghi che finisce di lavorare sull'ultimo hotspot di questo quartiere. E allora andiamo a cercare il quartiere verso cui spostarci. Okay? Tutto questo avviene... No? Sulla fine. Allora andiamo a vedere sulla base di che cosa definisco questi tre parametri, queste tre scelte. Dunque, il fatto che io mi sia liberato significa che il numero di tecnici occupati lo posso decrementare di uno. Quindi tecnici occupati, this, punto, tecnici occupati, lo decremento, io non sono più occupato. Ok, e questo è un dato di fatto. Andiamo a vedere se ho degli hotspot, se c'è un hotspot libero che io posso, di cui posso prendere carico. If this.hotspot rimanenti è maggiore di 0. Allora, se è così, mi sposto su altro hotspot. Facile. Se non è così, allora vado a vedere, dicevamo, gli altri due casi possibili, sono, io non posso spostarmi verso un altro hotspot, ma ci sono ancora dei colleghi occupati? Allora non devo fare nulla. Quindi se i tecnici occupati ce ne sono ancora, oltre a me, io mi sono già tolto, ho già decrementato, quindi oltre a me c'è ancora qualcuno che lavora, non fai nulla. Altrimenti, cambia quartiere, tutti cambiamo quartiere. Mi sposto su un altro hotspot, è la parte più facile. Cosa ci dice il testo? Ci dice, quando la revisione dell'hotspot termina, il tecnico incaricato passa al prossimo hotspot ancora da revisionare, nello stesso quartiere,
passaggio da un costruttore all'altro ha una durata variabile tra 10 e 20 minuti, valore casuale uniformemente distribuito nell'intervallo. Quindi devo estrarre un numero casuale tra 10 e 20 e schedulare l'evento inizio un nuovo hotspot. E ovviamente iniziare un nuovo hotspot, incremento il numero di tecnici occupati perché io sarò di nuovo occupato e decremento il numero di hotspot ancora da revisionare. Quindi, tempo uguale mat.random per 10, tra 10 e 20 diciamo che siano compresi, quindi devo moltiplicare per 11, int più 10. Random va da 0 a 1 estremi compresi, moltiplicato per 11 vado da 0 a 11 estremi compresi, con int vado da 0 a 10 estremi compresi, sommando 10 vado da 10 a 20 estremi compresi. Sul testo non era chiarissimo se il 10 e il 20 fossero da comprendere o no, io li ho messi dentro. Questo è il tempo aggiuntivo che ci metto prima di iniziare il prossimo hotspot. A questo punto io so che sarò occupato, quindi c'è un tecnico in più occupato e c'è un hotspot in meno da trattare e quindi potrò creare l'evento add new event di il tempo è time più tempo, che scelta infelice di variabili, non fatemela chiamare tempo, fatemela chiamare delay. Spostamento, sì. Time più spostamento, virgola, l'evento che è inizio e il tecnico che sono sempre io. Ok, questo dovrebbe gestire il caso allora, ogni volta che aggiungo un evento di tipo inizio sto decrementando gli hotspot rimanenti, quindi prima o poi li finisco questi hotspot. Ovviamente lo decremento solo se è maggiore di 0, va bene, incremento gli occupati solo se sono minori di n, ma lo sono di sicuro perché l'ho appena decrementato. Stiamo sul terreno solido. Poi, secondo caso, qui è scritto non fai nulla, davvero non devo fare nulla? Direi di sì, perché io non sono più occupato, ho finito il mio lavoro, altri hotspot da visitare non ce ne sono, e quindi eventi futuri, io non posso schedulare un evento d'inizio perché non ho nessun hotspot in cui andare, non posso schedulare un evento di nuovo quartiere perché c'è ancora qualcuno che sta lavorando. Boh. Non ho nulla da aggiornare nello stato del mondo, i tecnici occupati, mi sono già decrementato me stesso, gli hotspot sono già a zero, aspetto che gli altri finiscano. E poi c'è il caso complicato che è quello in cui tutti cambiamo quartiere. In cui devo schedulare l'evento di inizio di cambio quartiere e quando lo faccio, per definizione, okay, abbiamo, guardiamo questo else, hotspot rimanenti 0 e tecnici occupati 0. Arriviamo qua solamente in questa condizione. Allora, possiamo qua decidere verso quale quartiere andare e schedulare l'evento di ingresso nel quartiere stesso. Poi nell'evento di ingresso, quando sarà il tempo di entrare nel quartiere, scheduliamo l'inizio dei lavori. Ok? Perché io adesso dico che mi devo spostare, quindi schedulo l'evento che arriverò
sceglierò dove andare, ci metterò un certo tempo, e quando arriverà quel tempo sono nel nuovo, sarò poi nell'evento nuovo quartiere in cui dovrò assegnare i lavori appena, ai nuovi tecnici appena arrivato nel quartiere nuovo. Allora, se tu ti cambi un quartiere, la prima cosa da fare è vedere se c'è un quartiere libero e qual è il quartiere libero più vicino. Questo presuppone che ci sia un quartiere ancora libero, perché può darsi che non ci sia più. Allora, se non c'è più, andiamo a casa. Quindi, questo va bene if i quartieri this.davisitare.size sia ancora maggiore di 0. Altrimenti, fine simulazione. Perché dovrei cambiare quartiere, ma di quartieri da visitare non ce ne sono più. Allora, adesso a questo punto so che, esiste almeno un quartiere verso cui spostarmi. Il grafo è completamente connesso, quindi va bene tutti. Devo prendere quello con la distanza minima, giusto? Nel quartiere ancora da avvicinare più vicino. Quindi mi serve calcolare il vicino più di peso minimo. Facciamoci una funzioncina scema che mi restituisca la city destinazione uguale più vicino a che cosa? Più vicino alla city attuale, considerando le city da visitare. Visto che questo qua bisogna fare i for, bisogna fare i max, me lo metto in una funzione a parte. City, current city, current è da visitare. Quindi vicine. Quindi andrò a calcolare il max, no, scusate, il min tra i pesi degli archi, tra la current e ciascuna delle vicine. Quindi avrò un, devo tenere conto del minimo. E quindi ci mettiamo 100.000 km come valore iniziale e city destinazione uguale null. For city vicina due punti, v due punti vicine, if il peso dell'arco che collega current a v. This.grafo get edge weight di this.grafo.getEdge tra current e v, vabbè, double peso, non fatemelo scrivere due volte. Se peso minore di min, peso uguale min, destinazione uguale v. Tan tan tan, return v. Visto i vicini, trovo il minimo e ogni volta mi salvo qual è la città che mi ha dato il minimo, alla fine perché destinazione non vi non dovrebbe mai ritornare null questa roba, perché almeno un vicino c'è e quindi questo peso minore di min è vero almeno una volta e mi imposta questa destinazione. Vabbè, funzioni sporche le mettiamo sotto. Qui torniamo un pochino più sul pulito. Ho scelto la destinazione, sì, dimmi.
Se il peso è minore del minimo, minimo uguale peso, sì, grazie. Adesso devo spostarmi sul nuovo quartiere. Ho deciso qual è il nuovo quartiere e quindi cambio le carte in tavola. Cioè, il nuovo quartiere diventa la destinazione, che ho scelto, e questa destinazione la elimino dai quartieri ancora da visitare. No? Quindi sono pronto, di fatto come se fossi di nuovo all'inizio della simulazione, con un quartiere da visitare e un elenco di destinazioni successive. E so anche che il numero di hotspot rimanenti dovranno essere quelli della nuova destinazione. A questo punto this.currentCity, che sarà la nuova current city, numero di hotspot. Ho spostato il quartiere, quindi ho dei nuovi hotspot da guardare. L'unica cosa che mi rimane ancora da fare è calcolare il tempo di percorrenza. Ok? Lo devo fare prima di fregarmi la current city, perché altrimenti dopo non ce l'ho più, non mi ricordo più quale fosse. Quindi dopo che ho scelto la destinazione posso calcolare il tempo di spostamento. Chiamiamo spostamento la variabile che ci piaceva già prima, dipende dalla distanza dei due quartieri, si suppone che la squadra si muove a una velocità media di 50 km orari. Quindi noi abbiamo la distanza che è il peso dell'arco, distanza diviso la velocità fa tempo? Sì. Il peso dell'arco, mamma mia, dis.graph. Get grafo, get edge weight, this.grafo.get edge, da current city a destinazione, tutta sta roba qui la devo dividere per 50, che è la velocità, chilometri orari, chilometri orari, però io sono in minuti, non in ore, quindi devo moltiplicare per 60 ancora, e il tutto lo trasformo in int. Che schifezza di formula. Ok, quindi ho una distanza in chilometri, ho una velocità in chilometri orari, e 60 è il fattore di conversione tra minuti e ore. Sì. E quindi posso schedulare il nostro evento add new event al tempo time più spostamento dell'evento nuovo quartiere. E il tecnico chi se frega, cioè mettiamo 0, quel campo lì non serve, mettiamo meno 1, va? Così se per caso facessimo un get di questo ci becca una bella sezione, ci accorgiamo che abbiamo usato un valore quando non dovevamo. E abbiamo predisposto per entrare nel nuovo quartiere al tempo time più spostamento. Vado sotto, al tempo time più spostamento, che cosa farò? Assegno i tecnici. Così come ho fatto al tempo zero. Quindi, se nessuno mi vede, vado a copiare il codice che ho già scritto. Questo qui.
tale quale. Sono nella nuova città con un hotspot rimanenti che ho appena ricalcolato, tecnici occupati che sono a zero, perché solo a zero sono potuto uscire dall'evento precedente, e chiaramente dovrò fare questo non al tempo zero, ma al tempo time a cui sono arrivato. Cioè, di fatto, questa cosa qua è come se fosse al tempo zero l'ingresso nel primo, l'avrei anche potuto gestire schedulando come evento iniziale l'ingresso nel primo quartiere, anziché come precaricamento. Però l'ho fatto così, non sto a modificarlo. Quindi qui dentro ci copio questo, sono entrato nel nuovo quartiere, quindi so, tecnici occupati mi parte da zero, fino a quando ho tecnici liberi e fino a quando ho hotspot rimanenti che ho appena reimpostato il valore massimo per quel quartiere da lavorare, l'unica differenza è che ci metto qua time anziché zero. Quindi passaggio di quartiere ovviamente è un'operazione che viene fatta un po' nel tempo vecchio, quando capisco che devo cambiare quartiere, quindi scelgo il quartiere e calcolo il tempo in cui ci arriverò, e un po' nel tempo nuovo, quando effettivamente sarà arrivato il tempo di entrarci e assegno i tecnici, con un tempo di inizio esattamente il tempo di ingresso nel quartiere, parto tutti in parallelo. È chiaro che se io ho 20 tecnici e ho 10 hotspot in tutti i quartieri, i tecnici dall'11 al 20 non lavoreranno mai, per come li assegno. Cioè non ho nessuna logica qua di bilanciamento del lavoro, no? Però non è richiesto. Ok, per poter accontentare il model che ha bisogno delle informazioni da dare poi al controller, dovrò ancora, non so se l'ho già fatto, mettere dei getter su durata e su revisionati, ci sono già, get durata, no non c'è, quindi lo devo fare. E get revisionati anche. Me l'hai messa qua, ti pare. Mettimeli qua, ci sono metodi che non mi servono. Ok? Allora, qua ovviamente come sempre nessuno può garantire che sia giusto, bisognerà un attimo provarlo, debuggarlo, per provarlo ci vuole un po' di lavoro perché bisogna agganciarlo al model. Il model semplicemente farà la new passandoci grafo e cities che ha già, la init passandogli partenza e n che riceve dal controller, quindi bisognerà anche nel controller andare a estrarre questi due dati e poi provarlo. Poiché stimo che in 8 minuti non ce la farò a chiudere il cerchio, ve lo lascio così, poi lo proviamo, lo completo, lo guardiamo, se nel caso in cui ci siano, abbia scopra degli errori non banali, che non sia una semplice correzione, ve lo segnalo anche sulla chat, in modo che sappiate che c'erano alcune parti del ragionamento che magari non ci sono venute bene. E con questo io vi ringrazio per tutto il corso e ci vediamo poi in occasioni meno divertenti.